La Chiesa dopo la caduta dell'Impero Romano e il Monachesimo. La Chiesa costituì un elemento in grado di assicurare stabilità ai regni romano-barbarici. Infatti, i Germani si convertirono al cristianesimo e i vescovi accumularono sempre più potere e la Chiesa accrebbe la propria influenza tra le comunità presenti nei regni. E dopo la caduta dell'Impero Romano, la Chiesa divenne un punto di riferimento e un elemento in grado di fare da collante e da denominatore comune tra i popoli. Non tutti i barbari però si convertirono subito al cattolicesimo, anzi, gli ostrogoti, ad esempio, erano ariani e la fede ariana, dopo il concilio di Nicea, era stata dichiarata una dottrina eretica, in quanto gli ariani si rifiutavano di attribuire una natura divina a Gesù. E questo creò contrasti tra i barbari e il mondo ecclesiastico. Tra i barbari, solo i franchi, con il re Clodoveo, inizialmente, si erano convertiti al cattolicesimo. In ogni caso, l'arianesimo costituì un ponte tra ariani e cattolici, e i religiosi cattolici furono così più facilitati a convertire le popolazioni germaniche col passare del tempo. E va detto che mentre i vescovi dell'Impero Romano d'Oriente dipendevano fortemente dall'autorità imperiale, più a ovest, mancando un'autorità imperiale, i vescovi dei regni romano-barbarici godevano di maggiore autonomia. E questo fece aumentare il loro potere e il loro prestigio. Fu un ponte perché comunque in ogni caso l'arianesimo era sempre una dottrina cristiana, per quanto dichiarata eretica dal concilio di Nicea. Inoltre la Chiesa si prese il compito di organizzare l'istruzione perché la Chiesa aveva bisogno di persone in grado di saper leggere per trascrivere e tramandare i testi scritti. La Chiesa pertanto si preoccupò del funzionamento delle scuole e dell'apertura di nuove scuole proprie, quindi di proprietà della Chiesa, quando quelle vecchie venivano chiuse. Anche se il processo di conversione era ben avviato, occorre sottolineare che soprattutto negli ex territori dell'Impero Romano d'Occidente, in particolar modo nelle campagne, il paganesimo era ancora molto diffuso. E le autorità ecclesiastiche avevano bisogno di aiuto per aumentare il numero delle conversioni nelle popolazioni che non si trovavano nelle città. A supportare gli ecclesiastici nella diffusione del Vangelo nelle campagne ci pensarono i cosiddetti monaci e lo sviluppo del monachesimo, che ebbe un ruolo fondamentale nel processo di conversione della popolazione europea occidentale, e i monaci dedicavano la loro vita alla preghiera. Il monachesimo si sviluppò in due forme, monachesimo dei monaci eremiti, monachesimo dei monaci cenobiti. Il primo monachesimo si diffuse soprattutto nell'Impero Romano d'Oriente e prevedeva una vita vissuta in completo isolamento, completamente dedita alla preghiera. In Occidente si diffuse maggiormente il monachesimo cenobita e i monaci occidentali ebbero un ruolo fondamentale nel processo di evangelizzazione nelle campagne, nelle quali il cristianesimo non era ancora ampiamente diffuso rispetto alle città. Il monachesimo orientale degli eremiti fu più indipendente nei confronti dell'autorità ecclesiastica rispetto al monachesimo cenobitico dell'Occidente, che aveva uno stretto legame con le autorità ecclesiastiche. I monaci cenobiti potevano vivere in una comunità all'interno di un luogo detto monastero e i monaci, seguendo una regola di vita, erano considerati in quella parte del clero detta regolare, mentre gli esponenti del clero secolare erano i religiosi che vivevano nel mondo civile, nelle città, come ad esempio i vescovi. Il monachesimo dette vita a diverse forme, da quello eremita più diffuso nell'Impero Romano d'Oriente a quello di San Benedetto, che influenzò gran parte dell'Europa, ma anche il monachesimo irlandese, che ebbe come suo importante esponente San Patrizio, e il monaco Brandano. Il monachesimo irlandese si differenziava da quello continentale per la maggiore autonomia che aveva nei confronti dei vescovi.
Grazie a San Benedetto da Norcia, i monasteri ebbero un grande impulso sulla base della regola introdotta da San Benedetto, ora et labora, prega e lavora. Grazie a questa regola, i monaci iniziarono a coltivare la terra e a produrre beni di prima necessità, indispensabili per il loro sostentamento, e i monasteri divennero così delle comunità in grado di sostentarsi autonomamente. Pertanto i monaci praticavano la preghiera e il lavoro nell'orto. Non meno importante è il lavoro che i monaci benedettini eseguivano all'interno dello scriptorium, che era un ambiente all'interno del quale i monaci ricopiavano antichi manoscritti per tramandarli nel tempo.